Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Io sono Nicolò e questo qui è il nostro regista. Con questo video continuerò la presentazione degli insetti della mia collezione, che era iniziata già 4 video fa. Se vi interessa vi lascio il link in descrizione per raggiungere i precedenti video di questa serie. In questo ho parlato più in generale della famiglia dei carabidi e poi ho pubblicato 3 video in cui parlavo di 3 specie in particolare. Il primo sulla Maraenea, il secondo sul Clenius velutinus e il terzo sul Carabus granulatus. Detto questo, cominciamo. La quarta specie che vi mostro è questa. Questo insetto è una crivina fossor, un carabide che appartiene alla sottofamiglia Scaritinae, che è diffuso in Europa, Asia, Nord Africa e Nord America, dove è stato introdotto. Esistono 2 sottospecie di crivina fossor. La prima è quella nominale, che è anche quella che ho io, e la seconda invece è la sottospecie sacalinica, che è diffusa in Giappone e nell'arcipelago di Sakhalin, in Russia. È una specie molto comune che vive in una grande varietà di ambienti, come prati, campi, rive dei fiumi e paludi, sia in pianura che in montagna. Questa specie raggiunge una lunghezza massima di 6,5 mm e ha un corpo di forma cilindrica appiattita che è di colore marrone scuro o nero. Il capo è più lungo che largo ed è più stretto del pronoto, che ha forma quasi quadrangolare ed è separato dalle elitre da una strozzatura distinta. Le zampe corte hanno una colorazione che varia dal marrone scuro al rossiccio e soprattutto le anteriori sono molto ingrossate e adattate per lo scavo, in quanto crivina fossor, come suggerisce il nome, è una specie fossoria. Gli adulti vivono nei cunicoli che scavano nel terreno, ma possono essere ritrovati in superficie sotto a pietre oppure a tronchi. La crivina fossor è attiva in superficie soprattutto di notte, mentre di giorno rimane sottoterra. Nelle zone più calde è attiva durante tutto l'anno, mentre in quelle più fredde sverna come adulto. Le larve sono cieche e predatrici e vivono nel sottosuolo, mentre gli adulti sono onnivori. Si cibano infatti sia di altri invertebrati che di vegetali. Ad esempio possono causare alcuni danni alle barbabietole da zucchero. Detto questo, il video si può concludere qui. Spero che vi sia piaciuto, in tal caso mettete un mi piace e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti! Ciao! Bastardo!